Che ne dici? Ti piacerebbe partecipare a una gara di velocità? Ah sì? Ok, magari su un aereo di linea? La storia che sto per raccontarti non parla proprio di una gara di velocità, ma per come è andata a finire, ci siamo vicini. Il 31 dicembre 1988, wow, sento forse dei fuochi d'artificio? Un aereo passeggeri era in volo da Kaliningrad, Russia, diretto a Odessa, in Ucraina, pronto per atterrare a destinazione. Come forse sai, in Russia il Capodanno è una faccenda seria, da loro è una festa più importante del Natale. Forse è per questo motivo che il volo TU-134 quel giorno andò come andò. Alla fine siamo tutti esseri umani, anche i piloti d'aereo. Le previsioni meteo per quel giorno non erano certo da stare allegri. Il cielo era nuvoloso e tempestoso, i venti molto forti, la visibilità ridotta per le nuvole basse. I piloti naturalmente erano al corrente delle condizioni meteo già da prima. D'altro canto tutto a bordo funzionava alla perfezione e l'aereo si dirigeva a destinazione tranquillamente. Nemmeno il temporale poteva guastare il morale dei 76 passeggeri più equipaggio a bordo. I guai cominciarono quando la torre di controllo a Odessa diede il via alla manovra di atterraggio. I piloti cominciarono i preparativi, ma fu a questo punto che qualcosa andò storto. La velocità a cui l'aereo stava scendendo era più che eccessiva, circa 600 km orari. I piloti ricevettero un primo avvertimento via radio già a quota 7500 metri, eppure, a quanto pare, lo ignorarono. Come venne fuori in seguito, il comandante era convinto che tutto andasse bene e che poteva atterrare senza problemi. Il messaggio «velocità troppo elevata» gli venne ripetuto per altre due volte, prima a quota 4400 metri e di nuovo a quota 3000 metri. Ma anche questi due avvertimenti vennero ignorati. Ops. Nessuno sa come mai l'equipaggio si comportò in quel modo, fatto sta che la situazione era ormai di estremo pericolo. A 70 km dall'aeroporto, la torre di controllo acconsentì comunque all'atterraggio, ma qui andò storto qualcos'altro. Con un grave errore di giudizio, i piloti decisero di atterrare subito nonostante la troppa velocità. Fu un errore cruciale, come vedremo. La velocità dell'aereo a quel punto era di circa 450 km orari, molto oltre la velocità massima di sicurezza, che è di 330 km orari. L'aereo veniva giù come un proiettile, già pronto a toccare terra, con le ruote già in posizione. Anche questo, tra l'altro, era contro ogni misura di sicurezza, perché il carrello non può sopportare la pressione a cui è sottoposto a quella velocità. In pratica andavano giù come il vento. La cosa pazzesca di tutta questa situazione era che nulla in cabina di comando giustificava scelte simili. Tutti gli strumenti funzionavano a dovere, non c'era nessuna emergenza. Letteralmente il volo stava andando liscio come l'olio, a parte le decisioni dei piloti. Questi andarono contro ogni istruzione della torre di controllo. Ne ignorarono gli avvertimenti e diedero ordini totalmente contrari a ogni misura di sicurezza agli assistenti di volo. Peggio ancora, nessun membro dell'equipaggio si preoccupò di contestare gli ordini del comandante. Semplicemente obbedirono senza discutere. In pratica, negligenza allo stato puro, ma le conseguenze furono gravi. Continuando a ignorare il messaggio di velocità troppo elevata, i piloti puntarono dritti verso la pista di atterraggio. Alla velocità di 415 km orari, l'aereo andò quasi a schiantarsi appena toccata terra e schizzò via come un proiettile senza potersi fermare. I motori erano indietro tutta, ma ormai era troppo tardi per fare qualcosa a quella velocità. Perlomeno però l'aereo si fermò prima che potesse finire ancora peggio. Il volo attraversò la pista come un razzo e la oltrepassò oltre i limiti di sicurezza, fermandosi solo un metro e mezzo prima di schiantarsi contro il terreno fuori dalla pista. Per pura fortuna nessuno a bordo restò ferito. L'atterraggio era stato quantomeno turbolento, i passeggeri si erano presi un bello spavento, ma per fortuna tutto finì per il meglio. Anzi, se vogliamo, una conseguenza positiva c'è stata. L'aereo stracciò il record di velocità di atterraggio e mai nessun altro volo da allora si è nemmeno avvicinato. Beh, meno male, direi. Ma in ogni caso, un record è un record, che ne dici? Dimmi cosa ne pensi nei commenti. I piloti e l'equipaggio si beccarono una diffida ufficiale per il loro comportamento, ovviamente. Non avevano alcuna giustificazione per le azioni e le decisioni prese a bordo. Avevano torto su tutta la linea. L'aereo invece continuò ad essere usato da varie altre compagnie per molti altri anni ancora. Dopotutto era un ottimo aereo e l'incidente non fu certo colpa sua. L'incidente del volo TU-134 non fu unico nel suo genere, comunque, e ce ne sono stati altri ancora più avventurosi. Ad esempio, un Boeing 737 una volta oltrepassò la pista e finì nel bel mezzo di un'autostrada.
Accadde il 5 marzo del 2000. Il volo 1455, partito da Las Vegas, Nevada, e diretto a Burbank, California, era in ritardo di 2 ore sul programma a causa del maltempo. Suona familiare, vero? Perlomeno questo volo non affrontò il temporale. Fu semplicemente tenuto a terra e partì in ritardo, in attesa che il meteo migliorasse. Il volo procedette senza problemi, ma nell'avvicinarsi all'aeroporto di Burbank, la torre di controllo informò i piloti di mantenere la velocità a 430 km orari, o anche di più, fino a ulteriore comunicazione. Ricorda bene quest'ultima frase, sarà cruciale in tutta la faccenda. Il comandante a bordo confermò di aver ricevuto il messaggio e fece come gli era stato detto. Beh, chi può biasimarlo? Stava seguendo gli ordini, no? Quello che successe dopo, però, fu talmente disastroso che nemmeno il comandante seppe spiegarlo. Mentre il volo era in fase di discesa a quota 910 metri e prossimo a toccare terra, stava volando ancora alla stessa velocità che gli era stato detto di mantenere. Chiariamo un punto. Quando la torre di controllo accorda a un aereo il permesso di atterrare, questo annulla automaticamente tutte le istruzioni precedenti sulla velocità. Ovviamente, come abbiamo visto prima, se un aereo atterra a velocità troppo elevata, può finire davvero molto male. Sia il comandante che il suo copilota erano perfettamente al corrente della norma, eppure non mossero un dito per rallentare. Non avendo ricevuto alcuna istruzione per diminuire la velocità, continuarono semplicemente a scendere alla stessa folle velocità. Ti ricordo velocemente che la velocità massima consentita per un atterraggio sicuro è di circa 97 km orari in meno a quella con cui viaggiava quel Boeing. Inoltre, per qualche motivo, in fase di atterraggio il comandante orientò l'aereo a un'angolazione ben più pericolosa del normale. Il copilota, colto da improvviso senso di responsabilità, chiese conto al comandante della sua manovra. Questi gli rispose solo «va tutto benissimo». Nel frattempo, tutti intorno a loro, in cabina, si accesero i segnali di avvertimento dalla torre di controllo, ma entrambi li ignorarono. Secondo il protocollo, nel caso in cui non ci siano le condizioni per un atterraggio sicuro, l'aereo deve riprendere quota e fare manovre diversive. In pratica, se qualcosa non va con l'aereo e non ci sono le condizioni per atterrare, i piloti devono tornare su e girare in circolo sopra l'aeroporto. Nel caso del volo 1455, c'era una sola cosa che non andava, e molto. La velocità. Come avrai già intuito, il comandante in questione non ritenne necessario fare una manovra in più. In seguito non seppe nemmeno spiegare il perché. Il suo copilota, invece, disse di essere sicuro che l'aereo non potesse atterrare, ma confidava nelle abilità del suo comandante. Ad ogni modo, malgrado le urla della torre di controllo e le innumerevoli segnalazioni, l'aereo proseguì spedito verso la pista e toccò terra. L'aereo toccò la pista a una velocità di gran lunga oltre il consentito e per giunta 200 metri oltre il limite di atterraggio. La pista era pure umida, cosa che non facilitò la vita ai nostri piloti. Anche loro misero i motori indietro tutta e azionarono i freni di emergenza, ma non bastò a fermare l'aereo prima che oltrepassasse la pista. Alla fine, l'aereo disintegrò il recinto metallico e il muro che delimitava il perimetro dell'aeroporto e finì la sua folle corsa nel bel mezzo di una trafficatissima strada a 4 corsie, la Hollywood Way. L'aereo era tutto ammaccato sul davanti. Le ruote davanti si erano praticamente distrutte, ma dentro i danni furono limitati. Uno degli scivoli di emergenza si aprì all'interno dell'aereo, bloccando la strada a 2 assistenti di volo, ma tutto sommato nessuno si fece male, e questo è quasi un miracolo. Poteva andar peggio, sai? Anche perché l'aereo si fermò proprio a 2 passi da un distributore di benzina. Avesse proseguito di pochi metri ancora, avrebbe provocato un incendio, anzi un'esplosione, e ci sarebbero state molte vittime. Ma quando l'aereo finalmente si fermò, tutto andò bene e nessuno riportò ferite serie. Lieto fine, a parte per l'autostima del comandante, certo. La scatola nera della cabina di comando registrò la sua voce che un attimo dopo l'incidente affermava «Beh, tanti saluti alla mia carriera». Spiacente, amico, ma avevi proprio ragione. Diversi mesi dopo, sia il comandante che il copilota del volo 1455 vennero licenziati in seguito all'incidente. L'aereo, tra l'altro, aveva sostenuto danni tali da dover essere rottamato. Un vero peccato, capisco, ma l'importante è che tutti quanti a bordo ne siano usciti vivi. Tra i piloti c'è un detto. Ogni atterraggio da cui puoi allontanarti con i tuoi piedi è un buon atterraggio. Quel pilota può consolarsi così. Ma dimmi un po', conosci altre storie di strani incidenti aerei? Raccontacele nei commenti qui sotto. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un bel like al video e condividilo con i tuoi amici. Ma aspetta, non andare via ancora. Abbiamo oltre 2000 video pronti per te.
Tutto quello che dovrai fare è sceglierne uno a sinistra o a destra, cliccarci su e buon divertimento. Unisciti a Il Lato Positivo.